Eccoci qui sempre su Sudeki, siamo giunti alla quinta parte, siamo insieme a Tal e finalmente possiamo entrare in sto tempio. Non lo so, proviamo. Dovrei andare di qui in teoria. O no? Però mi indica l'altra strada. Forse è tutto un coso circolare, vediamo un po'. Sì, dovrebbe essere così. Qui c'è un barilone, un unguento curativo, ok? Chissà cosa ci aspetta. Non ne ho la più pallida idea. Qui dentro? Apri. Tanto, ecco, un dungeon. No, Tale è già avvelenato. Sono un po' tosti, sti ragnoni. Hanno molta resistenza. No, anche lei è avvelenata. Sapete cosa faccio? Faccio il cambio. Così lui fa più danni. Ancora, to, tieni, to. Voilà. Ce n'è ancora? Sì, un altro lì. To. Ancora. Non finiscono più sti ragni. Ne vedo altri sulla mappa, altri due puntini rossi. Oh, alleluia. Qui c'è una scala. Ah, devo usare Elish, ok. F. Oggetti nascosti. Ma dove? Dove le devo puntare però? Ci deve essere qualcosa. Qui. Ok, ho visto. Cos'è? Ah. Devo metterle. Ok, dovrò metterlo qui nel. Ovviamente lei non lo sposta perché non ha la forza di un uomo, ovviamente, giustamente. Ok, ne restano due che non so dove sono. Qui la strada ovviamente è bloccata. Ce ne devono essere altri due, no? No, non ce ne sono altri due, ho sbagliato io, sono solo da spostare questi qui e invertirli. Non avevo notato lo stesso colore che c'erano il verde e il rosso. Io andavo per in giro per la mappa per a cercare altri bruciatori nascosti. Ok, manca solo questo qui. Coraggio Tal, olio di gomito se non ce la fai.
Ok, ora abbiamo tutti e tre bruciatori. Nuova strada? Sì. Una strada, di là non si è liberata invece. Di qua quindi? Non sono mai stato da questa parte. Ah, qui c'è un salvataggio. Ma per ora posso anche non salvare, ho fatto pochi minuti. Più avanti salverò. Teschio d'arconite. Questa roba qui cos'è? Niente. Un ragno spiaccicato. Dritti o a destra? Dritti. Voglio vedere qui cosa c'è. Ah, stanza della fontana. L'acqua in questa stanza sembra avere un'aura magica. Molto utile, ci guarisce. Torniamo sani come dei pesci. Praticamente funziona da stanza curativa, non c'è nient'altro. No, un momento, qui c'è qualcosa però, Devo usare Eilish. Devo usare la visuale in prima persona. Dov'è? Avvicinarmi? Neutralizza, cosa ci sarà? Ah, la strada va avanti. Ah. No, va avanti fino a un certo punto. Qui serve qualcos'altro però. Forse un altro personaggio ci servirebbe. Ah, sali. Cos'è sali? Sali dove? Ah no, forse no, forse scende giù così. Non servono altri personaggi. Che poi rascendi, non sali. No, niente. No, 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 non possiamo far nulla, no. Serve qualche altro personaggio, uno degli altri due mancanti. Rimetto tal. Curati, ci siamo curati, direi di andare nell'altra stanza, non andare verso destra, di qua. Altri nemici, lo immaginavo già, ho visto dalla stanza com'era impostata. Allora, attacchiamo con Tal che è più forte, se riuscisse a fare una bella combo. Così sembra molto più lento nei movimenti. Sto facendo un bel po' di danni, Eilish. Dopo magari la vado, torno di nuovo in quella stanza curativa. Facciamo bere un po' d'acqua. Devo intervenire. Rischia il KO. No, è andato giù, volevo curarla. Allora. Troppo tardi. Devo essere più veloce. Ah, una volta che è torno, ok. No, vabbè, non la curo, non spreco le cure. Torniamo indietro, andiamo nella stanza curativa. Voilà, ho
completamente guarito. Perfetto. Torniamo là e cerchiamo un po' in giro. Forse troveremo qualcosa. Non mi pare di niente di utile, forse mi conviene salire. Questi filamenti sono quelli dei ragni, i filamenti verdi. Verdognoli. Camera dell'aquila. Qui mi sa che c'è un altro enigma, controlla. C'è un bruciatore d'incenso sul pavimento, tracce di incenso colorato ne macchiano i bordi. Controlla. La porta è immensa nella la porta è immersa nella luce delle torce verdi. Qua torci viola. Sembra esserci qualcosa qui. Mi confondo con i tasti. Ok, qui abbiamo altri. Abbiamo di nuovo tre colori: blu, verde e rosso. Ah, hai raccolto una manciata di incenso blu. Cambia colore? Alla volta, ok. Solo uno alla volta. Abbiamo il blu. Che però mi sa che ho preso quello. Forse questo qui. L'incenso giallo, no? Lo devo mischiare. Esatto. L'ho azzeccato subito. Però c'è anche l'altra porta qui. Dovrei aprirla mischiando gli altri due colori. Provo ad aggiungerci il giallo. O è il blu? Provo col giallo. No, era sbagliato. Quindi è blu e rosso. Dovrebbe fare il viola, sì, esatto. Prima mi ero confuso, l'ho sbagliato io. Abbiamo due stanze aperte. Ho scelto quella giusta, mi sa. Non dovevo fare questa subito. Forse era meglio l'altra. Troppo tardi. Ah, là ci sono gli altri due. Userò loro? Sì. Buchi ed Elko. Mi dispiace un pochino. Ah, Buchi può sfruttare i suoi artigli per arrampicarsi. Prima di arrampicarmi magari apro queste anfore. Niente. No, qui c'era qualcosa, non l'avevo visto. Mi sa che mi conviene arrampicarmi quassù. Però sale solo lei. Elko non salirà. No, infatti non è necessario. Abbiamo sbloccato la porta. No, scendi. Enigma basilare.
Però ce n'è un altro qui, non l'avevo notato. Mi conviene attivare anche questo qui. No, non attivare, ma uno scrigno, un forziere. L'abbiamo trovato? La sfera della forza, max 20. Abbiamo scoperto la capacità di Buchi, adesso bisogna scoprire quali sono i segreti di Elko. Qual è la sua mossa speciale, la sua capacità. Ok, li vediamo in azione. Fa veramente molti danni Buchi. Con i suoi artigli. Peccato adesso i movimenti lenti. Non finiscono più sti nemici. Viene curare Elko. Sta diventando una parte lunghetta, eh? Mi sa che durerà un po'. Ah, un guento dell'abilità. Non puoi portarne di più. Siamo al limite dell'unguento dell'abilità. Qui ci saranno altri nemici, lo so già. No. Cosa sono? Dei portali? Dei teletrasporti? Pochi nemici. Sempre che mi rallenta. Diventa più veloce Buchi. Certo che se scappa sto ragno. Se continua a scappare. Oh. Ancora. Un momento, Buchi, curati. Non voglio perderti durante la battaglia. Di nuovo lenta, rallentata. C'è ancora uno là. Ah, due ce n'è. Ai ai ai. I'm in trouble here. Attacca da sola. Oh, ha rotto le scatole, oh, finalmente. Con il cristallo d'oro sul pavimento, Elko può rifornire il proprio zaino Jet.
Hai qualcos'altro come... Però la lasciamo così. Certo che Elko un po' messo male. Ho sprecato una marea di cure. Guarisce 500 PD. Possiamo aumentare l'abilità dei personaggi? Possono salire o no? No, non hanno punti, niente, ancora niente. Quale cristallo d'oro? Dov'è sto cristallo? Io non vedo niente. Devo fare qua. Ah, eccolo lì. Non lo vedevo. Può volare? Ecco quella l'abilità. Là c'è un altro. Santuario di Mo. Mi sa che devo raggiungere l'altro. Porta del drago orientale è stata aperta. Ah, quindi questa è la capacità di Elko, può volare. In poche parole, è così. Grazie a una sottospecie di jetpack. Quale porta ho aperto? Questa qui? No, bloccata. Questa, qui non ci sono mai stato. Se trovo un salvataggio, salvo, eh. Molto utile il balsamo curativo perché mi cura ben 500 punti. La sfera del potere, in potenza massima più 10. Ah, meno male. Si parla del salvataggio ed eccolo spuntare. Senza indugi, direi di salvare qui. Salviamo in questo. Su questo slot qui, su Shadanimo. Ok, continuiamo. È troppo presto per fermarsi, voglio ancora un po' andare avanti. Altri nemici? Ah, beh, questi qua sono diversi, non sono i ragni almeno. Cos'è? Ah, è scesa la difesa. Momento, voglio provare. No, non voglio sospendere la partita. Fa tutto da solo. Non so cosa sto facendo. Ecco, è crollato. È rimasto lui. Ho fatto degli errori. Volevo? Ecco. Devo usare l'attacco speciale, questo volevo fare. Distruggili.
Sono un po' nella cacca. Ho sbagliato tutto. Come usare un altro. Qui così. Speriamo che mi aiuti. Sì. Non li ha distrutti. Aiuto. Si teletrasportano sti stronzi. Ok, questo mi ridà l'abilità. Dietro di me. Dove sei? No, mi conviene usare un altro. Voglio sbarazzarmene subito, basta. Stavolta ho fatto una grossa gaffe. I'm in trouble here. Ok, ah, è salito di livello anche lei. Allora, prima cosa mi conviene potenziarli subito. Aumenterei la vita di entrambi come prima cosa, perché ne hanno bisogno. Così va un po' meglio. Allora, curiamo gli oggetti e non ho più nulla. Sfera della potenza, balsamo curativo, cura, ok, cura lui, cura lei, cura ancora lei. Sono un po' nella cacca. Devo fare attenzione quando combatto i nemici, sto facendo troppi errori. Ah, qui torno indietro, ho sbagliato. Allora, di là che devo andare. Questi non si rompono. Anfore indistruttibili. Camera del drago. Dammi un po' di cure. No, niente. Appena trovo il mercante comprerò qualcosa. Non si era un attimo bloccato il gioco. Mi ero spaventato. Poi è ripartito. Di nuovo si blocca. Devo fare attenzione. Un po'. No, ho sbagliato. Perché è sceso giù? Ho fatto un errore. Beh, non è neanche errore, dai. Anzi, ho fatto bene a scendere, così recupero un po' di roba. Devo andare di là, giusto? Dipende tutto da te, Elko. Fatti valere. Speriamo che ci sia qualcosa di buono anche qui. Banda fulgida. Questa è nuova, non l'avevo mai presa. Salire, sali o no?
non posso più fare nulla. Mi sa che ho fatto un errore madornale. Si può ricaricare sto coso? Beh, no, non ho fatto un grave errore madornale perché qui posso scendere. No, non scende. Perché non scendi? Testina di cavolo. Ah, ecco, infatti. Meno male. Mi ero già preoccupato. Stavo già pensando, oh no, adesso devo ricaricare il salvataggio, rifare tutta sta parte, riaffrontare quei nemici. Invece no. Girami la visuale, per favore. No, non voglio scendere. Perché lì si... Mi sa che mi tocca muovermi, eh. Siamo arrivati? Ok, lui è arrivato. Lei. Ah, lei si può ovviamente arrampicarsi. Ho dovuto fare tutto un giro, lei magari ci arriva in 2 secondi. In effetti. Qui. Ah, beh, sì. Ancora una volta. Ogni tanto si blocca il gioco. Non capisco il motivo perché si blocchi. Uno qui, l'altro là. Voilà. Filmatino. Ah, di nuovo tale Eilish. Niente. Qualcosina. Qualcosina. Andiamo. Trovo meglio con Tal e Eilish, forse perché li conosco un po' meglio. Gli altri li ho appena usati. Dovrei trovare un salvata. Ah, un altro di sti cosi. No, beh, no, era la stessa cosa. Ah, sì, ero tornato. Quindi l'altra strada, sì. Era partito il filmato prima, non avevo visto. Dovrebbe essere questa la strada giusta. Dove sono i nemici? Ah, i ragni. Vedete cosa faccio? Io non aspetto nulla, voglio usare spacca ossa, toh. Beccati questo. Tram. Ti ha fatto male, eh? Lei. Ah, lei è zero. Ok. Voilà, sconfitto. Mi sa che qui non c'è, era giusta l'altra strada. Qui non c'è niente a parte il totem. Una cassa vuota, probabilmente saccheggiata durante l'invasione dei ragni. I sopravvissuti della tribù Shadani, che un tempo possedevano ricchezze favolose, ormai sono ridotti in miseria. No, allora era giusta l'altra strada. Sono io che ho sbagliato e sono tornato indietro. Ho fatto bene anche venire qui, per prendere il totem. Che ancora non ho capito a cosa servono sti totem. Voilà, andiamo di qua.
brutta sensazione che qui incontrerò altri nemici. Vorrei fermarmi al prossimo salvataggio, se è possibile. Allora, voglio velocizzare il tutto. Siccome voglio velocizzare il tutto, spacca ossa. Peccato che becco solamente lui. Li voglio attirare. Ok, perfetto, do 3. No, ho sbagliato. Mi si è girato. Mannaggia. Maledetto controller. Pazienza. Lei ha anche dei poteri, giusto? No, mi serve prima. Dove sono i nemici? Ok. Palla infuocata. Tutto. Non è il super potenziamento poi? Ah, ecco, com'è che si utilizzava sta... Non mi ricordo i comandi. Non posso vederlo. No, mi sta massacrando. Ecco, è andata. Perfetto, tale è andato. Volevo fare la mossa speciale, non so i tasti ancora perfettamente. Ah, terra bruciata. Toh, voglio dare questo, toh. Così si fa anche. Ma tieni, toh, sparisci, sparite. Ho capito. Questo distrugge tutto. Devo ancora imparare bene i comandi, Tal. Sto sbagliando le cose. Siamo arrivati qui. E cosa dovrei fare adesso? Comunque devo portarmi altri unguenti curativi, che non imparo bene i comandi del gioco. Adesso un po' sto capendo. Un minimo. Da qui. Spada di Ashura, anche quando ce l'ho carico al massimo. Ah, lì c'è lei che può fare qualcosa. Cos'è, una specie di leva? Spostare. L'ho spostato. Forse devo mettere qui al centro. Non lo so, provo. Perché non mi fa passare? Si siete dietro. No. Momento, sono uno di sti co. No, cos'è? Ah. Dove andrebbe messo st'affare? L'abbiamo preso, lo possiamo portare dove? Laggiù.
qui ce ne sono di sti cosi. Non so dove va. Lì ce n'è uno. Ma solo questo qui si può spostare, eh? Al suo posto, così era. Pensavo peggio. Ah, qui c'è, ah, questo va lì, sì, ok. Io pensavo di doverlo mandare chissà dove. Meglio così. No, serve lei, non tal. Abbiamo aperto la strada. Speriamo che al di là di quella porta troveremo un salvataggio. Dobbiamo controllare. Salvataggi non ne vedo purtroppo, sfortunatamente. Camera del drago. Ah, abbiamo raggiunto la stessa stanza, quindi, dove eravamo con Buki e l'altro, che mi sfugge il nome adesso, non mi ricordo. La stanza circolare. Bloccata. Quindi deduco di dover scendere qua giù e far risolvere un altro enigma. Un giglione di zanzara. Tanto prima di andare lì al centro spacco un po' di casse. Allora c'è un'altra, ancora una. Voilà. Qui abbiamo fatto. Allora, questi sono da spostare tutti. Bisogna metterli nel posto giusto. Io provo a metterlo qui, eh. No, non è il suo. Provo le vie più semplici, poi quelle più difficili. Non è il suo, ovviamente. Questo invece è il suo. Bisogna scambiarle, dai. Qui. No, neanche questo è il suo. Allora questo è il suo. Forse. No. Non indovino qual è. Tanto Alice sta lì, fa tutto, deve far tutto tal. Ok, oh, finalmente il primo l'abbiamo azzeccato. Tocca agli altri.
in mezzo ci passa, è perfetto, pensavo di no. Quindi questo potrebbe andare qui, potrebbe andare bene, non lo so, devo provare. Io un tentativo lo faccio. No, non è qui. Quindi questo qui è sbagliato. Lì potrebbe andare? Proviamo a schiaffarcelo. Sì. Giusto. Allora, cosa mancano? A uno dei due. Forse questo. O l'altro, qual è? Quale? Niente. Aspetta, cosa faccio? Io lo sposto in qui un attimo, che non mi dà fastidio almeno. Un secondo. Provo con questo qui. Sì. Risolto. Due erano farlocchi in pratica. Ah, ci brucia le ragnatele. Adesso possiamo andare. Bloccato, non era qui, è più in alto. Io vorrei trovare un salvataggio per salvare. Però diventa troppo lungo. Apri, no, là. Oh, eccolo qui. Alleluia. Ok, direi di salutarci in qui per questa quinta parte di Sudeki. Alla prossima continueremo in sto tempio, scopriremo altri segreti. Pensavo di concluderlo in una puntata sola, invece no. Alla prossima, ciao!